Ma cosa abbiamo lì? No! Non ci posso più! Un serpente! Chi è? Ciao, Max! Come te la passi? È da un po' che non ci vediamo. Ragazzi, vi rendete conto? Guardate che roba! Vi ricordate il video in cui abbiamo pulito tutta la gabbietta? Ecco le condizioni attuali. Cacca dappertutto. E guardate, qui abbiamo proprio la compilation delle cacche, guardate. Ciao, Nedetto! Tu sei la reincarnazione della frase «sono nella cacca». Infatti, guarda dove ti trovi. Sei appollaiato sulla cacca che tu stesso produci. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con i miei coniglietti, visto che ogni tanto mi chiedete aggiornamenti. Sono tornato nella gabbietta anche perché tra qualche giorno mi toccherà appunto ripulire tutto. Max, ascolta, vieni qua, fatti vedere almeno. Cioè, non solo mi fai pulire tutta la tua cacca, nemmeno mi dimostri affetto. Ti rendi conto? Brava cucciolina, vieni qua, aspetta, guarda cosa ti do. Ogni fiore è segno d'amore, tiè, prendi questo. Brava, oh, non mi rosicchiare il dito però, guardate come mangia. Ciao Neretto, amore mio, il Neretto cucciolino dolcino, che non sei altro. Adesso ci addentriamo nella giungla di Rosmarino e guardate chi c'è lì dentro. Albus! Non mi fare entrare all'interno della pianta di Rosmarino, altrimenti mi improfumo. Albus, guardate che cosa stanno combinando. Cioè, stanno scavando una galleria per evadere. No, ragazzi, ma perché volete andare via da me? Perché? Guarda quello. Cioè, Albus, ma non ti capisco. Guardate, ragazzi, il nostro Neretto, macchiato praticamente di terra, perché lui non ha capito ancora, ha delle crisi di identità. Non ha capito che appunto, essendo un coniglietto, non deve scavare. Invece tutto il giorno scava. Non va bene così. Neretto, non va bene. Guardate che bello, bello morbido, ragazzi. Prima o poi ti utilizzerò come cuscino. Guardate quanto è soffice, guardate. Mamma mia, quanto sei bello! Cari vichinghi, come al solito ricordatevi che se volete far parte del nostro meraviglioso popolo, cosa dovete fare? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e distruggete il pollice in su! Fatelo esplodere! Comunque ragazzi, non sono venuto per aggiornarvi sullo stato di salute dei miei coniglietti, ma sono venuto per fare una cosa molto bella. Oggi faremo uno scherzetto ai miei coniglietti. Avete capito bene? Forse dovrei parlare piano perché altrimenti mi sentono. Anche se in realtà loro non parlano la mia lingua e quindi posso parlare come voglio. Ok, torniamo seri. Oggi i miei cari batuffolini di pelo pelosi avranno un incontro ravvicinato del terzo tipo con uno dei predatori più predatori di tutta la natura. Ma cosa abbiamo lì? No, non ci posso più. Un serpente! Ragazzi! Un serpente! Super mega iper velenoso! Che cosa ci fai qui? Vai via dal mio territorio! Anzi, dal territorio dei miei coniglietti! Vai subito via! Ah, non vuoi andare via? E allora sai che c'è? Ti becco per il collo! Non vi preoccupate, ragazzi, è finto. È finto. Avete visto? Lo so, ragazzi, sembra vero, ma credetemi, la prima volta che l'ho visto mi è quasi venuto un infarto. È con grande e immenso piacere che vi vado a presentare Viperino, il mio serpente finto, che già sicuramente avete anche visto in qualche altro video. Infatti questo qui una volta mi ha fatto terrorizzare palesemente il mio cuginetto Manu. Ciao Manu, se stai vedendo questo video, ti saluta Viperino con il suo veleno finto. Ok, basta, torniamo seri. Grazie all'aiuto di Viperino, oggi proveremo a fare uno scherzetto ai miei coniglietti. Eh sì, perché in natura, purtroppo, e ammetto purtroppo, ci sono serpenti che predano anche i coniglietti. Questa è la dura legge della natura, ragazzi. Non sapete quanto dispiacere provo quando vedo alcuni video brutali. Maledetti a voi che li caricate questi video, non mi piacciono per niente. Ma ahimè, la natura purtroppo deve fare il suo corso. Ma noi non siamo qui per fargli fare questo corso, quindi utilizzeremo Viperino, che è un serpente finto. Infatti guardate, me lo rischio, me lo metto anche sul collo, tanto so che non mi morde. Non mi puoi fare niente, Viperino, guarda, niente mi puoi fare, anche perché io sono immortale. Anche se un serpente velenoso mi viene a mordere, vivrei comunque perché sono veramente immortale. Non è vero, ragazzi, non ne sono poi così sicuro. Guardate il nostro Albus, ragazzi, incosciente, ignaro del pericolo che sta per arrivare. Guardate! Ciao Albus!
Ti stai sporcando tutto anche tu, guarda, tu che sei bianco, c'è le macchie di marroncino, si vedono subito. È un cicciottello. Devi mangiare di meno, che poi ti stai mangiando tutto il mio rosmarino. Da quella parte invece abbiamo Bugs, che oggi stranamente è molto più calma del solito. Bugs, non sai quello che ti aspetta. Dov'è Neretto? Neretto, dove sei? Dimmi che sei qui. Nere, ma dove sei andato, Neretto? Secondo me Neretto ha capito già tutto e se l'è data a gambe. Ragazzi, guardate la precisione dei dettagli, guardate. Ma gli occhi dove sono? Ah, sono questi qui verdi. Inquietante, sembra il basilisco di Voldemort. Mannaggia, guarda quanto è terrificante. La prima volta che l'ho visto, ragazzi, veramente mi sono spaventato a morte. Guardate quanto è viscido. Sembra un serpente vero. A questo punto resta da capire come reagiranno i miei coniglietti. Ovviamente dobbiamo anche considerare una cosa. I miei coniglietti sono animali domestici, tra virgolette, perché non sono abituati a stare nella natura incontaminata. Questo significa che probabilmente potrebbero essere addirittura indifferenti al pericolo, come quello di un serpente. Perché appunto non sono abituati a scappare, perché sono sempre qui e non hanno predatori intorno. Avete visto il vostro vichingo che vi caccia tutti i predatori? Anche perché se vedo un vero serpente qui, giuro che me lo mangio! Cioè, non lui si mangia voi, ma io mi mangio lui! Non è vero, ragazzi, non avrei nemmeno il coraggio di avvicinarmi, ma proverei in tutti i modi a salvare i miei coniglietti. Ovviamente utilizziamo il nostro angolo, quello classico, ragazzi, aspetta, però deve essere più realista possibile. Di solito il serpente, quando sta in posizione di rilassamento, se ne sta tipo così. Vediamo adesso come reagiranno i nostri coniglietti. Ragazzi, ve lo giuro, fa un'impressione assurda. Guardate che roba. Allora, da quella parte ci stanno i nostri coniglietti. Adesso vediamo come reagiranno. E niente, ragazzi, sono qui praticamente con i miei coniglietti. Uno di loro si è già spostato. E lì invece abbiamo Viperino. Vediamo se qualcuno si avvicina. Guardate il nostro Albus, ragazzi. Attento, Albus, non ti avvicinare, quello è il pericolo. No, 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 non farlo! Non farlo, Albus! Però un po' di paura ce l'ha effettivamente. Ma che fai? Albus! Vai via, quello ti mangia! Bravo, bravo! Ma che fai? Mi senti? Mi capisci? Cioè, non capisco sta cosa! Ha più paura della videocamera che di Viperino! Cerchiamo di vedere la cosa da un'altra angolazione. Lì abbiamo il nostro Neretto, ragazzi, che cerca di avvicinarsi. Però guardate, questa è la prospettiva del serpente. È pazzesca questa cosa. Ma poi dico io, come si fa? Viperino maledetto che non sei altro, lo so che sei finto, ma io me la prendo con i tuoi simili. Come si fa ad attaccare delle creature così cuccioline? Guardate, guarda, io non ce la farei mai, Albus, Neretto, siete patuffolini. La cosa incredibile è che in questo momento il serpente fa più paura a me, che già so che pure tra l'altro è finto, che a loro. Cosa ne pensate voi, ragazzi? Perché io non capisco. Tutto questo non ha senso. Se io fossi un coniglietto e dovessi incontrare un serpente davanti ai miei occhi, probabilmente scapperei, tipo, come se non ci fosse un domani. Loro, invece, non hanno paura. Si vede che sono i miei coniglietti. Hanno preso il mio coraggio. Più o meno. Bene, ragazzi, anche il nostro Neretto se ne va. Guardate. Neretto, ma che fai? Hai paura? Vieni qua, Neretto, non ti fa niente, mica ti morde. Max, ma scusa, tu di solito sei quella più coraggiosa. Come mai non vai da Viperino? Fagli vedere chi comanda qui. Niente, ragazzi, Max in questo momento è molto stanca. Che succede, amico? Tutto bene? Neretto, cioè, siete tutti sporchi di terra. Mannaggia voi e a quando giocate con la terra. Non si fa! Ragazzi, vi posso dire una cosa? Mi spaventa più Albus che Viperino. Anche perché, guardate, sembra quasi che se lo voglia mangiare lui. Non si mangia, vedi che è finto, eh? Io lo so che tu pensi sempre a mangiare. In un universo parallelo saranno i conigli a dare la caccia ai serpenti. Comunque, Viperino, mi aspettavo più paura da parte tua, eh? Guarda che sei inutile, non spaventi nessuno così. Va bene, a questo punto mi gioco un'altra carta. Vieni qua, dai un bacino, dai. Dai un bacino. No, no, che glielo dai davvero! Dai un bacino. Cioè, ragazzi, è pazzesco. Non si è mai vista una roba simile. Guarda qui, c'è soltanto la coda, già a me fa impressione, e lui invece non ha paura. Lo so che Viperino ti fa simpatia, però comunque è un serpente, devi stare attento. Ma che fai? E io che mi aspettavo salti, urla, grida, quelli che si strappavano il pelo a vicenda, e invece nulla di tutto questo.
incredibile, ragazzi. Viperino ha fallito e con esso ho fallito anch'io. Ma un po', devo dire la verità, me lo aspettavo, perché come vi anticipavo, sono dei coniglietti abbastanza domestici e quindi non hanno mai conosciuto il vero pericolo. Anche perché i miei coniglietti comunque sono molto coraggiosi, quindi non hanno paura. Guardalo qua, guardalo qua! Max! Finalmente ti sei decisa ad uscire dal guscio. Vieni qua, che ti dà un bacetto anche Viperino, vieni. E ragazzi, pazzesco, guardate come stanno prendendo confidenza. Sì, brava, salta su, bravissima. Resta da capire una cosa, ma cosa me ne faccio di te se l'unico obiettivo che hai nella vita è quello di far spaventare mio cugino Manu? Datevi un bacino e non è successo niente. Mettiamo da parte la rivalità di questi ultimi millenni, dai. Un bacino. Brava, brava. Cioè, ragazzi, veramente si sono baciati. Io non ho capito, tu non hai paura di Viperino, però vieni a mordere me. Ti rendi conto quanto sei strano, coniglietto mio? Quanto sei strana? Io non ti capisco. Anche Neretto ha deciso di papparsi il mio rosmarino. Comunque, ragazzi, alla fine l'unica cosa che conta è che i miei coniglietti stanno bene e sono in salute. Come potete vedere sono belli cicciottelli perché mangiano tutto il giorno. Qui d'altronde la materia prima non manca, perché o si mangiano le mie erbe aromatiche, o comunque mangiano... Ai, mannaggia a te, mi ha dato un morso. O comunque mangiano il cibo che gli metto lì nella ciotolina. Quindi non vi preoccupate, perché i miei coniglietti stanno bene e ogni volta che me lo chiedete nelle dirette avrete sempre un video a riguardo. Come al solito, ricordatevi di seguirmi su Instagram e su TikTok per non perdere tutti i miei aggiornamenti. Se volete farmi qualche domanda di qualsiasi tipo, scrivetemi su Instagram vitobellavita_10. Mi raccomando, vi aspetto. Che dire, ragazzi, per questo video di oggi è tutto. Noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao! Wow!